Bentornati a tutti gazzetti, qui Jojo in una nuova puntata entusiasmante di Yu-Gi-Oh! Duel Links. Oggi siamo con un mazzo Lady Arpia, chiamato Oltre i Limiti del Cielo. Questo è un mazzo su cui mi sono concentrato praticamente da quando ho iniziato questo gioco. Lady Arpia è sempre stata una delle mie carte preferite in tutto il franchise. E quando ho scoperto che praticamente potevi usare My Valentine, che aveva l'abilità Dominio delle Arpie, che quindi inizi subito col terreno delle Lady Arpie in campo, e potevi farti un mazzo tribale Lady Arpia o comunque un mazzo bestialate o vento o quello che è, mi sono subito buttato addosso. E praticamente Mai è l'unica che ho davvero allenato fino al livello massimo. Niente, questo mazzo non vedevo l'ora di registrarlo e ve lo presento. Sorelle Arpie, uno solo, nonostante ne puoi sbloccare fino a tre, perché alla fine Sorelle Arpie, se la peschi più troppe volte senza un negozista elegante, ti rallenta soltanto la pescata, è inutile. Infatti molte volte va a finire nel cesso grazie a palloncini delle meraviglie. Lady Arpia 1, che mi fa guadagnare 300 punti d'attacco alle mie Lady Arpie più i 200 del terreno dominio delle Arpie, quindi sono più 500 punti d'attacco in pratica. Faccia d'uccello, che mi fa tutorare per una Lady Arpia, dovrei averne di più nel mazzo ma se ne può trovare una sola per box ed è già abbastanza anche difficile da trovare perché c'è una sola, quindi una basta e avanza. Behemoth Bifronte, che non è una Lady Arpia, non è una bestia alata, ma è comunque una difesa perché una volta distrutto può ritornare, quindi carino. Falco Materia Primordiale, che è un mostro bestia alata che ha bisogno di un tributo per essere giocato. E quando l'effetto di un mostro con effetto sta per distruggere uno o più carte di magia o trappola sul terreno, puoi mandare una carta dalla tua mano al cimitero per annullare l'attivazione e distruggere quella carta. Questa mi serve tantissimo per proteggere il mio terreno, la mia carta terreno, perché quella è praticamente quella che mi fa distruggere tutte le carte magia e trappola sul terreno. Se non sapete, ogni volta che entro nella Lady Arpia si attiva quella carta terreno e mi permette di giocare, di distruggere una carta magia o trappola sul terreno. Purtroppo devi attivarla, quindi la carta terreno, se è l'unica carta sul campo, devi autodistruggersi la carta terreno, quindi è un po' una spada a doppia lama. Lady Arpia 3, che è difensivo, nel caso un mostro dell'avversario è troppo forte posso sacrificare lei in modo che posso temporeggiare per un turno, visto che quella carta non può attaccare per due turni. Lady Arpia 2 mi serve per distruggere i mostri con effetto e non per i mostri con effetto scoperto, i mostri che quando vengono distrutti fanno qualcosa, annulla totalmente quegli effetti. Ali grigie, mi sembra, sì, ne ho due, che mi permette di attaccare due volte con lei scartando una carta dalla mano. Demone elementale, che non è un mostro vento né un mostro bestia alata o cose così, ma più che altro viene usato per il suo secondo effetto. Se c'è un mostro vento sul campo può attaccare due volte, può attaccare una volta addizionale subito dopo aver distrutto una carta creatura. Ne ho messi tre. Uccello Teschio Rosso, che è molto forte, e Papera Sonica, che è una delle carte più forti che puoi avere in qualsiasi mazzo. Alla fine è una papera sonica, non puoi non metterlo nel mazzo. Palloncini delle Meraviglie mi serve tantissimo perché le mie bestie alate sono decisamente di attacco inferiore, quindi è una carta molto molto utile. Penna d'Oca di Guldos, che sinergizza molto con le Palloncini delle Meraviglie, perché posso far ritornare due mostri vento dal cimitero nel mazzo e far tornare una carta in mano all'avversario.
un sacco di volte un avversario continuava a evocare un mostro tramite tributo e io glielo facevo tornare in mano, quindi sprecava soltanto tempo. Egotista elegante, 2, perché perché metterne 3 è troppo impegnativo e pescare un egotista elegante quando non hai le DRP né in mano né in campo è davvero una pescata a nulla. Michizure, che è la rimozione migliore in questo mazzo. Windstorm Vetacqua, che cambia la posizione di tutti i mostri scoperti sul terreno dell'avversario. E questo è praticamente il mazzo. È molto competitivo e voglio provarlo online e farvi vedere come funziona. Quindi ci vediamo al duello numero 1. Ok, duello numero 1 contro Leo D'Azora, che usa Joy Wheeler. Quindi abbiamo Joy Wheeler contro Mai. Lui usa un mazzo di 20 carte, quindi buon per lui. E usa l'abilità che... parte da 5000, come sospettavo. Ok, abbiamo una Lady RP3 e Egotista Elegante immediatamente. Però dobbiamo prendercela con calma, quindi gioco Behemoth Bifront in campo, in posizione d'attacco e passo il mio turno. Questo mi permette di studiare la strategia che usa questo mio avversario. Allora, evoca un mostro in posizione d'attacco, che è il Leotauro, che quando attacca, combatte contro un mostro con effetto, aumenta di 500 punti il suo attacco. Ok, lui praticamente ha distrutto il mio Behemoth Bifronte in modo che andasse nel cimitero, ma quando va in cimitero ritorna soltanto. Ok, pesco. Michizura poteva venire un po' prima e poter sinergizzare bene con Behemoth Bifronte. Allora, quello che ho intenzione di fare è purtroppo sacrificare una delle mie carte magia o trappola sul terreno, poiché uso Lady Arpia 3 che entra e distrugge una carta magia o trappola sul terreno, e quindi distruggo la sua carta magia o trappola. Che era? Oh, era scudo a braccio magico. Questo è un bene, assolutamente un bene. Purtroppo devo sacrificare Michizura. Uso Egotista Elegante. Questo mi permette di prendere... Non so se prendere Lady RP a 1 e far arrivare le mie Lady RP a 800. No, meglio le Lady RP a le sorelle. Le sorelline, perché Leotauro può essere veramente, veramente una rottura di balle. Scusate. Che belle. Lo sapevate che in origine le DRPE non avevano statutina viola? Erano praticamente nude, coperte soltanto da quelle strisce viola che vanno per tutto il corpo? Infatti è molto interessante. Ok, Michizure va al cimitero purtroppo, perché non posso farci molto. Ho dovuto sacrificarlo per evocare sorelle Arpie. Ok, sorelle Arpie attaccano il Leotauro. Che lui si potenzia perché è un mostro. Oh no. No. Aveva un Curibosfera. Beh, tanto vale sacrificare Lady Arpia 3. Perdo 500 punti, quindi danno da combattimento, ma Leotauro non può attaccarmi in questo turno. Quindi a meno che non riesca a distruggermi ad esempio il terreno da caccia delle arpie, Leotauro potrebbe finire nel cimitero. Guerriero dai Grefer, ok. Guerriero dai Grefer non va bene, non va bene affatto. Ah, 700 punti di danno. Ok, lui usa mostri molto molto potenti, guerriero e guerriero bestia. Purtroppo Lady Arpia 2 non mi serve in questo momento. Leotauro non può superarmi di attacco, quindi è meglio attaccare solamente guerriero dai Grefer e termino il mio turno. Leotauro può arrivare soltanto a 2000 punti, a meno che non lo equipaggi con una carta
via per aumentare i suoi punti d'attacco. Infatti non può, lo metto in difesa. Questo mi permette di verificare un pochino come va. Ok, palloncini delle meraviglie, questo è un bene. Così diminuisco di 300 punti l'attacco dei mostri avversari, scartando la grigia. Visto che non mi serve in questo momento. Però l'IDR più 2 lo tengo in campo, non lo tengo in mano, non si sa mai. Ora, attacco il mostro coperto perché non mi fido. Era un altro guerriero dei Greater, ok, è fatto bene. L'IDR più 2 continua a rimanere in mano, non si sa mai. Allora, metto una carta coperta, che è proprio quello che mi aspettavo, e un mostro in difesa. Non sembra che abbia molte risposte. Demone elementale. Ora, demone elementale potrebbe attivare il suo effetto di attaccare una seconda volta. Quindi evoco il demone elementale e passo all'attacco. Sorella RP attaccano Leotauro. E lui ha una risposta con la carta coperta. Ah no, era l'effetto del Leotauro, ok. E demone elementale vede di attaccare il mostro coperto. E cosa fa? Era Kaiser Cavalluccio Marino con 1650 di difesa. Quel 50 è sempre stata una piaga. Una piaga sociale. Cioè, perché arrotondare così di 50 punti? Anche le sorelle RP mi ha sempre dato fastidio che è 1950, ma rendilo 2000 e basta. Drago doppia canna, uso il suo effetto per cercare di distruggermi i palloncini delle meraviglie. Se ottiene due testa, ok, non ottiene due testa, quindi non può distruggermi i palloncini. Mette in attacco i Kaiser Cavalluccio Marino, ma perché? Cosa ha intenzione di fare? Metalmorph, ok. Questa non ci voleva. In modo che Metalmorph potenzi di un sacco Sorella RP. Cioè, Kaiser Cavalluccio Marino contro Kaiser, contro Sorella RP. Ah, ho trovato Egotista elegante. Non voglio attivarla in questo momento. Non è assolutamente il bisogno. Ok, Lady Arpia. Evocare Lady Arpia mi permette di distruggergli Metalmorph. Così l'attacco di quel mostro lì, il Kaiser Cavalluccio Marino, torna a essere 1004. E visto che controllo un mostro vento, il demone elementale può attaccare due volte. Ma soltanto se uno dopo l'altro. Quindi attacco il drago di canna e poi Lady Arpia attacca direttamente. Questa è una partita combattuta, non mi dispiace. Ok, se riesco a resistere, prossimo turno uso il Gotista elegante per evocare la Lady Arpia 1. Guerriero razzo, cos'è guerriero razzo? Oh, pendente nero. Questa non va bene. Durante la tua battle phase questa carta non può essere distrutta in battaglia. Tu non subisci danno da attacchi che coinvolgono questa carta. Se questa carta attacca un mostro dopo il calcolo dei danni, quel bersaglio dell'attacco perde 500. Ok, questo è un problema. Faccia d'uccello. Quindi lui non subisce danni, giusto? Non può essere distrutta in battaglia e tu non subisci danni da combattimenti da attacchi che coinvolgono questa carta. Quindi, come faccio a distruggergliela? Beh, però faccio l'uccello e attivo i palloncini delle meraviglie al diavolo egotista elegante. Devo diminuire il suo attacco. Ma solo durante la sua battle phase. Io perdo 500 perché il pendente nero mi fa danno. Però io dovrei aver vinto. Ok, pendente nero.
Sì, attivo l'effetto di demone elementale. Così, al diavolo i miei 500 punti vita persi. Tu ne perdi 1500 e poi 1800. E dovrei aver vinto. Ho vinto? Ho vinto! Wow, questa partita è stata veramente combattuta. Veramente GG. Oh, ci vediamo al duello numero 2. Sono stanco. Ok, Alan, Seto Kaiba. Duello numero 2. Iniziamo. Ok, lui usa un mazzo di 30 carte, ovvio, perché più ne ha più ne metta. E lui parte con montagna. Il brutto di montagna è che aumenta pure i mostri bestialata, quindi i miei bestialata sono totalmente potentissimi. Parte con un mostro coperto in difesa. Ah, inoltre uso anche Ali Grigia, che è un drago, quindi viene potenziato pure lui. Ok, quello che ho intenzione di fare è usare Ali Grigia, che diventa un 1500, attivare il suo effetto, scartare Ali Grigia, in modo che può attaccare due volte, e vediamo come va a finire. Certe volte bisogna soltanto provare. Agente della saggezza Mercurio, che ha un 1700, ovviamente. Passo il turno, non posso fare molto. Allora, durante Stand by Face, controllavi questa carta scoperta e non avevi carta in mano, pesca 1, quindi lui non pesca niente. Inoltre è un mostro fata, quindi non viene potenziata. Pesce lunago, cioè usa Seto Kaiba con montagne, ma il pesce lunago. Ok. Allora, vediamo che cosa fa. Battle Face. Vuoi distruggere il mio draghetto? No, sto per finire il turno. Va bene. Ok, vediamo un po'. Lady Arpia 2. Ero quasi tentato di giocare alla papera sonica, ma Lady Arpia 2 mi sembra molto più interessante. Lady Arpia 2. Si attiva l'effetto della mia carta trappola, cioè la mia carta terreno, e distruggiamo questa carta. Che cos'era? Era la lancia incantata. Ok, attivo Windstorm Vetacqua. Tutti i suoi mostri cambiano posizione. E attivo l'effetto di Ali Grigia. Mando Papera Sonica al cimitero e può attaccare due volte. Quindi passo all'attacco. Perdi 1500 punti. Passo di nuovo all'attacco. Non perdi niente e Ali Grigia viene depotenziato da Pesce Lunago. Ma non me ne frega niente. O no, viene potenziato. Ha un mostro dell'avversario, quindi ovviamente sceglie Lady Arpia. Ok. Attacco con Lady Arpia e perdi 1200 punti. Termina il turno. Ok, lui ha bisogno di una risposta in questo momento. Gioca un mostro in posizione d'attacco, che è Amazzone Scorbutica. Offre un mostro come tributo durante ogni Stand by Face. Se non lo fai, distruggi questa carta. Quindi la usa soltanto per cercare di distruggere Ali Grigia, che può attaccarlo due volte. Ok. Pesco Demone Elementale. Che gioco. E metto in difesa Lady Arpia. Termino il turno. Lui non ha mostri da poter sacrificare e quindi l'Amazzone se ne va. Quindi, hai pescato un'altra risposta? Standard del coraggio. E? Niente, si è arreso. Ok. Come ho sempre detto, mai arrendersi così, perché fate soltanto una brutta figura. Almeno lasciate che l'avversario vinca. Vabbè, evidentemente il mio mazzo Lady Arpia era veramente troppo forte. Alla fine non ho neanche fatto vedere il vero potenziale di questo mazzo, perché il vero potenziale è giocare tutte le Lady Arpia sul campo, oppure cercare di picchiare il più possibile con
carte come Demone Elementale, Ali Grigie, oppure usare il... Non ho neanche usato la piuma d'oca di Guldos per cercare di rompere le balle all'avversario, cose così. Vabbè, è comunque una vittoria, quindi l'accetto. E ci vediamo alla prossima puntata.